22esimo turno di campionato, un freddo e grigio pomeriggio di gennaio ad ospitare il turno infrasettimanale, la sfida tra Varesina e Villa Valle al Varesina Stadium. I bergamaschi aggrediscono la partita entrando in campo davvero col coltello fra i denti, un ritmo altissimo. Qui Ica prova subito a mettere in difficoltà la Varesina, che avrebbe una grande chance in realtà in avvio con l'assist di Guidetti per il destro di Manicone in diagonale che sfiora il palo della porta di Offredi. Ma come detto, i bergamaschi vanno davvero il doppio rispetto ai ragazzi di Spilli dentro una giornata negativa per la Varesina, probabilmente la prima di questo campionato tra le mura amiche, costruendo qualche circostanza pericolosa, non troppo in realtà pericolosa, perché la Varesina fa sempre abbastanza buona guardia, nonostante provi il Villa Valle a mettere il piede sull'acceleratore. Fenici che si vedono in avanti con qualche guizzo un po' sporadico, manca evidentemente rispetto al solito la qualità che contraddistingue di solito soprattutto la fase offensiva della squadra di Spilli. Lo si evince soprattutto da questa conclusione di Orellana da dentro l'area di rigore col suo mancino, non semplice vero, ma lontanissima dalla porta di Offredi. Grandissima chance per il Villa Valle dopo un'azione fatta di colpi di tacco che liberano al tiro Chiossi. Straordinaria la parata di Matteo Basti. La Varesina resta a galla grazie al suo portiere in questa circostanza, poi riprova con un break offensivo, ma anche questa situazione il sinistro di Orellana è a salve e Offredi la può tenere lì. Con le immagini passiamo alla ripresa e il Villa Valle prova ad aggredire esattamente come nel primo tempo la partita fin da subito. Qui Ica prova con questo tiro cross su cui Basti riesce a respingere, la Varesina si salva. Chance per le Fenici in avvio di secondo tempo, cross di Vitale deviato, Manicone avrebbe sul destro la conclusione al volo. La parata di Offredi però è centrale e testimonia proprio la giornata no del reparto offensivo della Varesina, che subisce al 13esimo il gol del vantaggio. Il cross di Marocco è sulla testa di Ica, che sul secondo palo sovrasta Ciuffo e infila il gol dell'1-0 per il Villa Valle, che davvero, per chi ha visto la partita, è probabilmente pienamente meritato. Prova la reazione la squadra di Spilli con l'azione forse più bella della sua partita, che libera il tiro Guidetti, ma come detto qualitativamente e stranamente oggi per le Fenici non è stata proprio giornata. Il Villa Valle allora si accende, Meic fa tutto da solo, passa in mezzo alla difesa della Varesina che ha perso un po' di certezze, palo e Siani sul tapin fa 2-0 al 70esimo, indirizzata totalmente la partita per i bergamaschi, che vanno vicini anche al terzo gol con questo tentativo da lontano di Martini, con una Varesina un po' sfiduciata che ci prova soltanto nel finale con questo assist all'indietro di Sali per il destro ancora dal limite di Guidetti, che viene deviato però da uno straordinario Guidelli, uno dei migliori in campo per il Villa Valle. Nel finale ci sarebbe tempo per un'altra chance della Varesina con questo destro potente di Obue su cui Offredi para e praticamente mette i titoli di coda alla partita, che il Villa Valle vince 2-0, prima squadra ad espugnare il Varesina Stadium.